Nome da dove vieni? Nicola da Torino. Volevo chiedere il trattato, anzi i parlamentari, quando possono andare in una certa stanza per consultare i documenti. Quali sono proprio le tecniche, chiamiamole così le tecniche, quali sono e la prassi per cui i parlamentari possono andare a consultare questi documenti. Inoltre, se possibile, una cosa veloce per quanto riguarda il prossimo trattato, perché ormai un trattato tira l'altro, il TISA. Grazie. Allora, intanto chiariamo che cos'è questa stanza, perché magari non tutti lo sanno. Uno appunto dei grossi punti critici di questo trattato è che è stato condotto in totale segretezza. Noi dall'inizio della legislatura abbiamo chiesto di fare maggior luce e maggior chiarezza su questo argomento, supportati da anche altri gruppi. All'inizio abbiamo ottenuto di poter accedere a dei testi che purtroppo non sono testi consolidati di entrambe le parti, quindi sono soltanto testi della Commissione Europea, cioè la Commissione Europea ci fa leggere alcuni appunti, diciamo, rispetto a quello che sono i negoziati, come sono andati avanti. Noi non possiamo leggere nulla di quello che invece è la posizione degli Stati Uniti, per quanto riguarda i loro non abbiamo accesso. All'inizio avevamo accesso soltanto in pochissimi, ossia i membri di un gruppo di monitoraggio sul TTIP, quindi diciamo un esponente per ogni gruppo politico, sono sette, quindi sette persone, e i presidenti di altre commissioni e chi si occupava di questo dossier, quindi pochissime persone. Recentemente abbiamo ottenuto che questa cosa fosse concessa a tutti i parlamentari europei, però in realtà si tratta di una falsa trasparenza. È una falsa trasparenza che è stata concessa perché la Commissione aveva veramente paura che poi il rigetto del trattato avvenisse, perché c'è un precedente nel 2012, un altro trattato che si chiamava sulla proprietà intellettuale è stato rigettato proprio per la sua totale segretezza. Quindi hanno cercato di fare questa apertura, in realtà finta, perché io quando leggo soltanto gli appunti della Commissione, ma non so niente della controparte americana, capite che non capisco già molto. In più io ho scoperto personalmente che i testi non sono completi, perché l'attività di lobby è fortissima in Europa e i funzionari multinazionali sono molto pressanti. Parlando con un funzionario di Procter & Gamble, ho scoperto per esempio che sui documenti segretati del capitolo chimico a me mancano gli allegati, che sono quelli poi più importanti, lui ce li ha. Quindi lui, cioè, se io voglio dei documenti invece che chiederli alla commissione, faccio prima chiederli al lobbista, perché sono certa che lui ce li ha. Quindi già vedete che mi dice qualcosa che non quadra. In questa sala comunque noi possiamo entrare senza telefonini, senza macchine fotografiche, senza nulla, senza penna, senza matita. Ci viene fornito un foglio e una matita dall'addetto. Il foglio ha quel tipo di stampigliatura per cui se poi lo fotocopi si vede che è associato al tuo nome, quindi ognuno è associato al proprio nome, in modo che non possa essere riprodotto. Quindi noi possiamo accedere a questa stanza, ma abbiamo delle regole molto ferree, con delle sanzioni anche di tipo penale, anche se io dal punto di vista giuridico mi chiedo come l'Europa possa avere giurisdizione penale su un parlamentare europeo, però lo hanno in qualche modo paventato, più probabile che poi rimandino alla magistratura dello Stato membro eventuale sanzione. Non possiamo diffondere in alcun modo il contenuto di quello che noi stiamo leggendo. Il TISA è una delle cose di cui io non ho parlato stasera. Il TISA è un altro trattato che è talmente segreto che proprio nella sua formulazione prevede la totale segretezza e la non possibilità di accedere agli atti per i 5 anni successivi anche alla conclusione dei negoziati, che sia andato in porto o non sia andato in porto, quindi non se ne può sapere nulla, ed è un trattato che riguarda i servizi, quindi tutto ciò che ha a che fare con i servizi. Considerando che il 70% del PIL mondiale sono servizi, capite quanto impatto potranno avere sulla nostra vita. La liberalizzazione dei servizi, la privatizzazione dei servizi, un impatto decisamente preoccupante sulle nostre vite, peraltro i servizi sono compresi anche nel TTIP, quindi hanno già pronta l'arma possibile, no? La seconda chance. I servizi, proprio per il grande interesse economico che c'è intorno, fanno grandissima gola alle multinazionali. I servizi sono tutti fondamentalmente,
Nel TTIP, per fare un esempio, si dice che, no, che sono esclusi quei servizi che vengono svolti in maniera esclusivamente governativa, cioè interna agli stati. Peccato che non ce ne sono, per esempio, in Italia. Cioè, la traduzione in termini da cittadini significa che sarebbero esclusi da questo trattato quei servizi che vengono esercitati in modo esclusivo da uno Stato. Noi di servizi che in Italia abbiamo in modo esclusivo mi pare che ci sia solo l'esercito, se non sbaglio, solo le forze armate, perché la scuola non è esclusivamente pubblica, ci sono anche le scuole private, la sanità non è esclusivamamente pubblica, ci sono gli ospedali privati, i trasporti non sono esclusivamente pubblici, quindi capite che tutto può essere aggredito da tutti quanti. Insomma, c'è un po' il tana libera tutti, nell'idea che una volta che tutto è aperto e tutti possono fare quello che vogliono, si trova il giusto equilibrio. Il giusto equilibrio qual è? Il giusto equilibrio è che i più grossi mangiano i più piccoli, i più grossi hanno il grosso potere economico di andare a produrre dove costa meno, gli standard qualitativi si abbassano costantemente, chi ci rimette sono i cittadini e, come giustamente diceva prima anche Mirko, tutti quelli che perderanno il lavoro, ma che in fin dei conti cosa importa?